oltre 1.000 imprenditori dei settori della logistica e del trasporto merci per ripartire dal sud e da Napoli. E questo è il tema del confronto lanciato nella città partenopea dall'ALIS, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, che ha chiamato a Napoli anche le istituzioni, a cominciare dal viceministro per le infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini e dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A fare gli onori di casa Guido Grimaldi, presidente ALIS. Il rilancio del Mezzogiorno attraverso la sinergia dei trasporti, si è discusso di questo, possiamo tracciare un bilancio di questo convegno in cui sono stati invitati imprenditori ma anche vertici istituzionali? Assolutamente, vuol dire tutto sommato anche nella parte conclusiva, io più che tracciare conclusioni volevo fare un bilancio della giornata. Radunare il 17 luglio 4.000 persone, di cui 2.000 e passa imprenditori, mondo istituzionale, sicuramente politico e vuol dire forze governative e interforze, sicuramente vuol dire che il tutto sortisce un effetto molto interessante e molto importante. Noi stiamo cercando di non solo rilanciare il Mezzogiorno, ma rilanciare i trasporti attraverso un'intermodalità sostenibile, sia da un punto di vista economico che chiaramente vuol dire ambientale. E questa è la mission della nostra associazione, che a differenza tutto sommato di altre associazioni si definisce diversa perché? Uno, perché riesce a mettere insieme una galassia del trasporto che non è indifferente. Noi abbiamo già associato compagnie marittime, abbiamo associato più di 80.000 camion, abbiamo associato qualcosa come un numero molto importante proprio in termini di forza lavoro. Noi volevo dire che noi oggi rappresentiamo qualcosa come più o meno 125.000 persone in termini di forza lavoro diretta ed indiretta. Questo vuol dire rappresentatività, questo vuol dire chiaramente una forza di peso e vuol dire, lasciatemi dire in maniera molto gentile, un esercito pacifico di persone che porteranno avanti un'idea al fine non solo di rilanciare il Mezzogiorno d'Italia, ma soprattutto di dare un contributo al trasporto sostenibile. L'arte di fare i conti vuol dire cercare di trasportare nel miglior modo possibile, con la maggiore velocità possibile, facendo i minori danni possibili e al minor costo possibile. E quindi questo oggi, avere così tanti imprenditori dei trasporti presenti in una sola riunione, una sola cosa, forse è una giornata storica, perché 1.300 imprenditori qui riuniti che fanno parte poi di questa associazione assolutamente innovativa è un fatto quasi storico, direi, in Italia. Prima elencava un po' quelli che sono i problemi risolti dall'associazione, come quali anche quello di aver ridotto la distanza economica. Esattamente, sono una serie di piccoli problemi, però problemi veri che si possono avere nel campo del trasporto e soprattutto della logistica, quali per esempio l'accesso al porto, se ci sono sufficienti cancelli durante determinati orari, che non si devono formare dei colli di bottiglia, che ovviamente quando si arriva nel porto le merci vengono sorvegliate e che non ci siano furti o riduzione del carico, che non si facciano danni durante il trasporto, che ci siano dei controlli sull'imbarco e sullo sbarco. Cioè ci sono una serie di piccoli problemi che vanno sotto il nome della rottura della catena di carico, che ovviamente vanno risolti tenendo presente sempre questo concetto di fare il trasporto in maniera economica e sicura. Quindi questo vuol dire un raddoppio della produttività ed un raddoppio dell'efficienza.